Soprattutto ultimamente alcuni utenti, anzi tanti utenti che utilizzano di continuo Snapchat, stanno notando un calo drastico della batteria e del traffico dati del proprio dispositivo. Ebbene ragazzi, dipende proprio dall'applicazione che ormai utilizzano tutti, un'applicazione che è veramente molto dinamica, che permette di fare tante cose, ma che in effetti, anche se voi non ve ne accorgete, soprattutto in dispositivi Android, tende a consumare traffico dati e tende a consumare batteria. In questo video vi farò vedere un piccolo trucchetto che noi faremo tramite le impostazioni dell'applicazione in modo tale da riuscire a risparmiare sia traffico dati che batteria e diciamo tornare alla normalità senza perdere comunque le funzionalità di Snapchat. Io sono Dario Caliendo, benvenuti in un nuovo video di Tech Fan Page. Diminuire il consumo di batteria a traffico dati da parte di Snapchat è semplicissimo, sia in iOS che in Android. Tutto quello che dovrete fare sarà avviare le impostazioni dell'applicazione e scegliere la voce Gestisci preferenze. Si aprirà quindi una nuova sezione nella quale potrete fare due cose. La prima è attivare la modalità viaggio in modo tale che il sistema non scarichi i dati in background anche quando l'applicazione non è attiva, e la seconda è selezionare la voce autorizzazioni e disattivare la possibilità di utilizzare la geolocalizzazione del dispositivo in modo tale che l'applicazione non utilizzi il modulo GPS quando è in uso. Seguendo queste linee guida, Snapchat inizierà a consumare meno, sia per quanto riguarda la batteria che per quanto riguarda il traffico dati. È chiaro che disattivando l'aggiornamento automatico dell'applicazione anche in background, quando si avvia Snapchat per la prima volta dopo tanto tempo, bisognerà aspettare giusto qualche secondo perché l'applicazione si connette ai server e faccia l'aggiornamento. Insomma, in questo modo non scaricherà gli aggiornamenti quando non utilizzate l'applicazione, ed è una cosa che secondo me è molto molto comoda. Io sono Dario Caliendo, appuntamento al prossimo video di Tech Fan Page.